Oggi siamo ad Umbertide sul fiume Tevere per vedere come si affrontano questo tipo di acque pescando a Robasen. Questo è un posto molto importante per la pesca in Italia, è diciamo una palestra dove sono passati tantissimi agonisti, tantissimi pescatori e rimane ancora oggi il posto forse più bello dove praticare questa pesca, una pesca molto raffinata ai cavedani con la Robasen. Vedremo come affrontare questo tipo di pesca e in particolar modo cercheremo di catturare i difficilissimi cavedani di Umbertide. Per fare questo ho montato la nuova top di gamma di casa Matrix, che è la MTX4, una Robasen che tra l'altro non ho ancora testato, per cui non vedo l'ora di provare in pesca. Ho allestito tre punte diverse con tre tipi di lenza, tutte molto leggere, molto, molto sottili e raffinate come di solito è uso fare in questo tipo di acque. I galleggianti sono 1.010, 1.020 e 1.030 con differenti profondità e cercheremo di capire a che profondità appunto è meglio pescare, è meglio insidiare questi pesci che sono sempre molto molto difficili. È sempre una sfida avvincente cercare di prendere uno di questi pesci e vedere che alla fine riesce a spuntarla. Una cosa molto importante che raccomando a tutti quando vengono ad Umbertide è quello di pescare sottile. Sottile significa finali dello 07, 08, 09 e molta molta importanza ha anche la naturalezza, la morbidezza del filo, cosa a cui non tutti danno la giusta importanza, ma in pesca fa veramente la differenza. Abbiamo il primo pesce in canna. Colino, però è già un inizio. Oggi sto provando per la prima volta in pesca la MTX4 di casa Matrix. È la top di gamma della linea MTX. Sono veramente sorpreso perché non avevo mai provato una canna che desse le stesse sensazioni. A parte la leggerezza e la bilanciatura che sono appunto al top, la cosa impressionante è veramente la reattività della canna. La rigidità è veramente incredibile, al punto che sembra appunto di toccare quasi il galleggiante con le mani, perché qualsiasi movimento che impongo alla canna lo vedo esattamente riflesso sul galleggiante. È una sensazione veramente particolare, è unica questa canna, veramente. La MTX4 è la top di gamma appunto di una nuova linea, la linea MTX di casa Matrix, composta da quattro canne. Ci sono due canne studiate più per le pesche gravose in carpodromo, la MTX1 e la MTX2, e poi ci sono due canne appunto più adatte a ambienti naturali come può essere il Tevere qui ad Umbertide, che sono la 3 e la 4. La 3 è una canna dal rapporto qualità-prezzo incredibile. La MTX4 nasce per essere veramente un qualcosa, una fuoriserie, qualcosa di diverso che sul mercato non c'è, e in pesca uno si rende conto della qualità del materiale e dell'incredibile reattività di questa canna, è sorprendente. Tutta la linea è stata costruita su una stamperia, su un'unica stamperia, per cui sono tutte intercambiabili, sono in un unico fusto a 13 metri, questa è una cosa molto pratica per chi la utilizza, anche l'ingombro non è eccessivo perché sono canne che hanno un ingombro da chiuse di 1,85 m e bilanciatissime, rigidissime. Veramente per ogni fascia prezzo un prodotto eccezionale. Possono essere applicati diversi tipi di kit, in questo caso stiamo utilizzando il più leggero, quello adatto ai fili più sottili, agli elastici più sottili, che si chiama Finesse. Un kit molto molto rigido, molto leggero, per cui la canna veramente acquista una bilanciatura e una rigidità eccezionale.
caratteristica di tutta la linea e di tutti i kit è che nascono già predisposti di boccola in teflon, tutti della stessa identica misura, quindi sono tutti 2,65 m puntoni, quindi non c'è da tagliare, non c'è da scorciare, misurare, è tutto già fatto. E in più i kit più robusti, quelli adatti appunto ai carpodromi o anche agli elastici più grossi, sono dotati di un particolare slot in teflon a cui è applicata anche una carrucola, il sistema Revolver appunto di casa Matrix, per cui l'elastico non sfrega nel teflon ma lavora ruotando su una carrucola e quindi ha una durata nettamente maggiore e anche una scorrevolezza maggiore. Questo è ancora più grosso del precedente, quindi ci vuole calma e bisogna prendersi tutto il tempo necessario perché altrimenti il pesce o strappa o si slama. In più ci sono spesso anche degli attacchi sotto riva, per cui è sempre meglio cercare di stancare il pesce a canna lunga per poi lavorarlo sotto con la punta soltanto quando è veramente stanco e si riesce a portarlo più in superficie vicino al guadino, perché sotto per esempio adesso con l'acqua chiara si vedono bene dei tronchi e dei massi e qui se porti il pesce quando ha ancora forza è molto molto probabile che lui entri in questi attacchi e rompa il filo. Qui si comincia a parlare di cavedani seri con la C maiuscola. Questi sono i famosi cavedani di Umbertide, guarda che belli. Adesso faccio una prova, Cerco di alzare un po' i pallini sulla lenza in modo che l'esca scenda ancora più lentamente. E vediamo, perché i pesci stanno veramente sotto il pelo dell'acqua, è impressionante, non riusciamo a mandarli anche mezzo metro più sotto perché sono talmente tanti, talmente grossi, stanno sempre al pelo dell'acqua e c'è una competizione alimentare incredibile. Questo cambio sembra che sia stato giusto perché abbiamo subito attaccato un bel pesce, probabilmente era proprio la modifica che andava fatta per fregare ancora qualche pesce. Questa non ce l'aspettavamo, Una trota fario è proprio inaspettata, però è benvenuta. Guarda che bella che è. Questa la rimondiamo subito però, Per questa che è una pesca prettamente a galla, sto utilizzando un galleggiante molto piccolo, un galleggiante da 0,10. La forma è una forma classica per arrovesciata con una buona antenna in plastica e la deriva in carbonio. La lenza poi è costruita su un filo dello 0,10
e come terminale ho usato lo 08. Come vi dicevo, è fondamentale la morbidezza del filo e anche il rispetto del diametro dichiarato. In questo caso sto utilizzando il Power Micron di casa Matrix, che è un filo morbidissimo, eccezionale, e che ha anche una tenuta al nodo veramente, veramente superlativa. Mi sono sempre trovato benissimo e spesso non è necessario scendere sotto il diametro dello 008, anche in queste condizioni molto difficili, perché appunto il filo è molto molto morbido e la calata della lenza e dell'esca è veramente naturale. A questo terminale ho abbinato un amo del 24 senza ardiglione, una forma classica per questo tipo di pesca. Anche questo è un amo leggero, quindi tutto deve essere studiato e predisposto per rendere la pesca il più naturale possibile. La presentazione è veramente la cosa determinante in questa pesca. Ho utilizzato poi per piombare il galleggiante 7 pallini del numero 12. Una piccola accortezza che utilizzo sempre è quella di realizzare un terminale un po' più lungo rispetto alla distanza che intendo usare fra amo e ultimo pallino, e poi applico appunto l'ultimo pallino direttamente sul terminale. Questo consente di avere, anche in questo caso, un tratto di lenza sottile un po' più lungo, quindi più morbido e più naturale, dove vicino all'amo non abbiamo più la classica doppia asola, che è il nodo con cui congiungiamo madre lenza a terminale. Quindi molto molto semplice, ma il tutto nell'ottica di avere una presentazione il più naturale possibile. Per quanto riguarda invece l'elastico, anche qui cosa determinante quando si vanno a insidiare questi pesci con terminali così sottili, ho utilizzato il nuovo slick della Matrix. In questo caso ho usato il diametro dell'1,2. Questo è un elastico pieno, ma ha una morbidezza e una capacità di allungamento molto molto simile a quelli di un elastico cavo. Quindi ne utilizzo soltanto 1,5 metri, appunto perché ha la capacità di allungarsi 7 volte la lunghezza reale. Quindi è veramente un ammortizzatore eccezionale con questo tipo di pesci e questo tipo di terminali. Durante la pescata ho visto più volte i cavedani venire sotto sponda a mangiare quei pochi bigattini che cadono più corti, e sempre con più frequenza si stanno avvicinando. Adesso ho provato a buttare un po' più di bigatti proprio sul tiro dei 6-7 pezzi di canna per vedere se riesco a portarli sul fondo e a provare a pescarli più vicino a riva sul fondo. Adesso monto l'ultima nata di casa Matrix, che è la MTX Margin, che è proprio un attrezzo fatto apposta per pescare alle corte distanze, estremamente robusto, ma la cosa bella è che è compatibile con tutto il resto della mandrinatura MTX, e vediamo se sono riuscito a portare qualche pesce sul fondo, dove magari è anche più semplice ingannarli, perché a galla sono diventati veramente veramente furbi in questo momento. Il tentativo è riuscito, perché comunque il pesce si è portato vicino sul tiro della 8 metri e anche sul fondo dove ho appena agganciato questo bel pesce. Probabilmente qui vicino a riva c'è già un mezzo metro meno di fondo e il pesce è un po' più sospettoso, quindi tende a portarsi più in basso e non stare troppo a galla. E siamo riusciti a ingannare questo bel pesce, che però questa volta il pesce è stato più intelligente di noi. Io mi sono fatto ingolosire, ho preso subito la punta per combattere il pesce, e lui è entrato sotto, ha trovato delle pietre e ha strappato tutto. Questa è una lezione da non dimenticare qui ad Umbertide: sempre gestire il pesce a metà fiume. Bisogna che me lo ricordi anch'io.
sole si è spostato ed è una giornata caldissima, è l'ora di proteggere sia le esche ma anche noi stessi dai raggi del sole, quindi è il momento di montare gli ombrelloni. Matrix offre due tipi di ombrellone, lo Space Broadly e l'Over the Top. La caratteristica principale di questi due ombrelloni è il sistema di apertura. Questo ci tengo in particolar modo perché è un brevetto di Matrix. In pratica non abbiamo nessun tipo di bottone o linguetta che tiene l'ombrellone in posizione, ma è un sistema di stecche che lavorano su bulloni che man mano che alziamo il cursore vanno a imprimere sempre più forza fino a quando non si ribaltano e tengono l'ombrellone in posizione. Siamo arrivati alla fine della pescata e cosa dire, il posto è incredibile. Abbiamo pescato in un fiume bellissimo, con l'acqua chiara, pieno di pesci. Infatti tutta la mattina abbiamo immerso la lenza praticamente in un tappeto di cavedani. Incredibile, assolutamente incredibile. Abbiamo anche preso, ci siamo divertiti, qualche pesce ha avuto la meglio, ma fa parte del gioco. Abbiamo pescato all'inizio a galla, alla massima lunghezza, a 13 metri, abbiamo preso dei bei pesci e forse abbiamo anche insistito un po' troppo in quella tecnica di pesca, perché nella seconda parte della mattinata mi sono accorciato, ho cercato di portare il pesce sul fondo pasturando un po' di più con una quantità di bigatti maggiore. E devo dire che le mangiate erano molto più semplici da prendere e abbiamo preso attaccato anche dei pesci veramente veramente grossi. Ci è venuta a far visita anche una bella trota fario, cosa dire di più? Una mattinata incantevole, abbiamo testato dei prodotti eccezionali. Beh, alla prossima, un saluto da Umbertide, alla prossima da Matrix.